potersi distinguere la nocellara dal biancolillo è perché la nocellara come questa non ha la punta. Non ha la punta. E un'altra cosa, un altro particolare è che la foglia, diciamo la foglia della biancolilla è stretta e va allungare, invece quella della nocellara fa un lieve pancia proprio su questo passaggio, diciamo è un po' più larga come foglia. E mi raccontavi che per questa sua forma più tonda la nocellara ha un consumo anche da tavola? Sì, l'oliva, la nocellara diciamo del pelice può essere usata sia come olio, diciamo con la trasformazione per fare olio, ma anche si presta per l'oliva da mensa. Giustamente deve essere l'albero irrigato, avere una pezzatura, fare delle pezzature ancora più grosse, diciamo, una presenza un po' migliore. E questi sono alberi che hanno più di due questi, secoli? Sì, questi qua sono degli alberi che avranno da due a tre secoli, diciamo. So questi racconti raccontati da mio nonno, perché era un terreno di mio nonno, e magari mio nonno nell'occasione quando eravamo qua mi narrava un pochettino le storie.